Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in una nuova puntata di Tecnologia 2.0 per Minecraft 1.6.4. Allora, io ho continuato a scavare un po' dalla seconda puntata, ho raccolto un bel po' di carbone e di minerali. Allora, direi che adesso è veramente necessario fare un pulverizer, assolutamente. Facciamo un pulverizer, lo alimentiamo e cominciamo a fare un bel po' di dust. Ah, serve una machine frame. Iron ingot, ok, ci vuole un attimo. Tanto due lingotti. Poi di ferro ce ne serve 4. Ho visto due copper se non sbaglio. Due flint. Un pistone che si fa con il ferro. Dovrei già avercelo il ferro cotto. No, non ce l'ho. Ok, quindi il pistone serve un altro ferro. Uno redstone. 4 pietra. 3 legno. E abbiamo il pistone. Poi che altro serviva? Il flint, machine frame e copper. Tutto ce l'abbiamo, altri due redstone. Mettiamo a cuocere il ferro. Ah, ci serve il co. Ok, il ferro qui. Qui ne mettiamo sempre uno, non sbagliamoci, altrimenti sprechiamo troppa roba. No, aspettiamo. Un pezzo di oro, abbiamo un reception, mettiamo rame, ferro sta cuocendo, ok, 4 ferro ce l'abbiamo, serve anche vetro, si è dimenticato, 4 pezzi di vetro, mettiamo qui appena fatto, ok, poi per alimentare il tutto ci serve un magmatic che dovrebbe essere, eccolo qui. Invar Gear, molto facile. Questa recipe andrà cambiata perché è esageratamente facile. Invar Ingot, Redstone Transmission, Silver. Il silver l'ho preso, dovrei avercelo. LED tin, no, devo rimediare del silver. Ne ho visto un po', però so dov'è. Ok, il rame ce l'abbiamo, il vetro sta cuocendo e ci serve. Ah, ho detto questo invar, per fare l'invar è un po' particolare. Fare l'invar serve il ferro, mettiamo a cuocere il ferro. Qui sta ancora con un punto. Ok, il vetro ce l'abbiamo. In questo modo molto semplice, abbiamo il machine frame. Qui abbiamo il pistone. E il nostro macchinario dovrebbe essere pronto in questo semplice modo. Ecco qui il polverizer, la recipe, anche questa è veramente molto semplice. Probabilmente dovrò cambiare le config da Thermal Expansion. Ok, qui è in cottura, questo lo lasciamo qui. Il polverizer cominciamo a piazzarlo qui dovrebbe uscire. Quindi qui. L'engine andrà qui, ci serve. Ah, prendiamo dei secchi. Così prendo. Per fare un secchio serve 6 pezzi di ferro, almeno credo. L'ultima volta era così. Sì. Ok, un secchio ce l'ho. Dove vai tu? LOL, mi ha girato la cesta. LOL. Dentro. E sì, andiamo a cercare questo pezzo di argento. Dio, le odio queste scale. Speriamo di non trovare zombie più che altro. Non si è portato nemmeno una spada. Oh, l'ho chiamato. Eccolo. Prendo anche il LED. Mio. Ok. Sì, no, questo lo salto. Ok, ci siamo. Prendi sto silver e non rompe. Allora, per fare l'engine, diciamo, ci serve redstone. No, dinamo, dinamo. Ma quanti dinamo? Sì.
Pezzo di redstone, il ferro, ora bisogna farlo diventare polvere. Ci servono, ecco, dei bowl. Perché dei bowl? Perché non li uniamo con i flint. Eh già, signori, facciamo i flint mortar. L'unico modo per fare l'invar all'inizio è questo. Ovviamente negli altri pacchetti è facilitato, probabilmente basterà unire i lingotti. Qui no, serve la polvere. E non ci serve anche il ferrusore. Non so se lo possiamo unire, vediamo. No, ma per forza cotto anche questo. Andiamo a cuocerlo tutto. Dov'è il cock? Lo prendo nuovo. Ok, il silver ce l'abbiamo, rimetto il ferro. Il silver lo uniamo con la redstone, così. E abbiamo un transmission coil. E poi ci serve due gear, tre lingotti. Corrispondono a 7 lingotti. Ogni craft fa uscire quanti lingotti? Datemi una dust, una dust. Eccola. Ogni craft ne escono 3. Noi ce ne servono 4, 8, 3, 11. Quindi 4 craft. Ok, abbiamo il nickel. In teoria unendolo con questo va in polvere. Manco col... come si fa? Dai, niente proprio. Dai, quella polvere. Voglio la polvere. Nickel dust. Eccola. Valorizza Sferus Monodagon. Sì, ma io. Ah, solo con queste poche cose funziona. Ah, forse ci vuole l'altro mortaio. Vediamo un po'. Mortar. Ah, ecco, ecco, vedi. Brass. Ma lì nel nickel non c'è comunque. A quanto pare il nickel non c'è modo di polverizzarlo senza usare un macchinario. Cioè questo. Gli devo dare energia in qualche modo. Vediamo un'altra dinamo. Steam dinamo. Pressione dinamo. Generate energy, redstone flux, requires fluid fuel and coolant. No. Water and solid fuel. Eccolo qui. Questo è quello che ci serve. Copper. Boh. Questo possiamo farlo per iniziare. Sì, sembra la cosa migliore all'inizio. 4, sempre 11 di copper, quindi aspettiamo ne cuoce 11. Ok, ci siamo quasi. 11, molto bene. Ah, il gear al centro vuole... no, voglio quello più semplice. Un pezzo di ferro. Ok. Due ferro. Ok. No, così. Ok, abbiamo la nostra steam dynamo. La dinamo a vapore. Redstone disabilitato in modo che sempre attiva. E adesso gli serve acqua, a quanto ho capito. Andiamo secchio. Oh, c'è un ragno che ci segue. Sei indietro, ragno. Via. È scappato. Funzionato. Ok, acqua, ci siamo. No, che cosa ho preso? No, l'ho preso. No. Sembra partito. Vediamo un po'. Sì, molto bene, benissimo. E direi che potrei anche smettere di cuocere qua. Vabbè, questi li lascio ormai. Però questo lo metto qui. E ci serve. Questo lo metto dentro. Questi
li teniamo perché anzi siamo arrivati il ferro. Sì, ma no, non è possibile. Mi spieghi che ci faccio con questi cosi? Niente, assolutamente niente. Tin, silver, clay, copper. Perché il ferro no? Troppo resistente forse. Vabbè, ho fatto queste cose che non servono a niente. Molto bene. No, so cambiare troppe cose in 1.6. Ormai è diventato tutto un altro gioco. Allora dicevo, mi serve una spada perché voglio andare fuori. Se voglio fare una spada, se non sbaglio servono due piastre. Vediamo un po'. Sì, una spada a due piastre. In questo semplice modo. 1, 2. Una stick. No. Ok. Abbiamo una spada in ferro. Questa è attaccata, adesso ci serve. Oh, è carico al massimo già. Con che comincia un ferro? Sì, vado per il ferro. Incredibile quanta energia produce. 20.000 storie, è veramente tanto. Power output 25, non male. Ok, ora ci serve immediatamente una power. Dov'è? La powered furnace non la trovo. Avrà cambiato nome sicuramente. Andiamo a vedere un expansion, si chiama Redstone Furnace ora. Bene, brick ci dovrebbe, vediamo, sì, brick ce li ho. Machine frame lo facciamo, reception coil lo facciamo. Due di questi, uno di redstone, uno di oro, lo metto a cuocere. Certo, sprecare uno di questi per uno di oro è il massimo. Abbiamo qualche combustibile, ecco, tipo le stick. Meglio. Facciamo altre stick. Ok, la redstone ce l'abbiamo. Ci serve altro ferro? No, non ci serve altro ferro. Copper, due di copper ce li ho. Ok, vetro. Manca solo il vetro. Aspettiamo questi quattro pezzi. Ok, il vetro è cotto. Mettiamolo subito in questo modo. Shinframe, ah no, ci serve altro oro. Reception coil vuole un pezzo d'oro. Ok, l'oro, eccolo. Il frame, il copper, la redstone sopra e i mattoni sul lato. E anche la fornace è fatta, GG. E adesso, semplicemente vi faccio vedere questo tipo di interfaccia. Dovrebbe essere conosciuta, ma per chi non lo sa gli spiego velocemente come funziona. Il colore corrisponde allo slot. Il rosso corrisponde a qui, il giallo a questo e il blu è questo. Praticamente io se tipo metto blu qua sotto, vuol dire che l'input sarà da qui. Questo sarebbero sopra, sotto, sinistra, destra e dietro. Quindi io qui ho l'input dietro e non ci interessa. Qui l'input sotto non ci interessa. L'output del rosso a destra non ci interessa perché c'è l'engine. L'output del giallo sopra non ci interessa. E nemmeno l'input da sinistra perché c'è la fornace. Quindi noi dobbiamo mettere l'output a sinistra, cioè arancione. Arancione perché? Perché sotto è giallo e sopra è rosso. Se tu metti arancione scegli tutte e due. Facile, facilissimo. E invece qui dobbiamo dirgli che vogliamo l'input, cioè il blu, da destra, cioè dove sta il polverizer. Quindi lo mettiamo così.
E vedete, semplicemente. E in più mettiamo anche che vogliamo un output a sinistra, in modo che qui mettiamo una chest e appena cotto butta tutto nella chest. Ecco la nostra chest 2. Andiamo qui. Tutto quello che la powered cuoce va là dentro. Adesso ci serve l'altro engine che dicevamo. Vediamo questi come si fanno. Ah sì? Questi non sembrano difficili, sono anche... Ok, troviamo, rimediamo del LED subito a cuocere. LED detto vetro, quindi un vetro e redstone, 6 redstone. No, questo steam non ci frega niente. Oddio, si rompe l'engine? Sì, ok. Dammi il LED. Qua c'è il vetro. Come vedete, due stick uguale una cottura. Il LED così. Bene, bene, molto interessante questi nuovi tubi. Ok, questi mettiamo così. E così. Niente di più semplice, guardate. L'unica cosa che gli manca è carburante. Mettiamo tutto dentro. Tutto completamente. Alla fine queste fornaci non serviranno a niente perché farà tutto questo. Qui scalda? No, devo mettere redstone. Ignored. No, non è vero. Devo mettere l'acqua. Che ci faccio questo cresoto adesso? Se lo scarico qua fuori. No. Non era quello che volevo. Lo ammollo qui. Poi ci penserò. No, dentro. Bravo. Serve altro ferro. Le piastre tutti, tanto servono sempre le piastre. E ora prendere l'acqua. Rapido, 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 rapido. Via, 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 via. Mazzo che male che fa la spada in ferro. Due colpi. Ok. L'acqua dentro. E via. Lo steam c'è, l'energia esce. Pulverizer ha cominciato. E anche la fornace. GG. Lo vedete? Ricordate questo. Polverizer a destra, quindi input da destra, output da sinistra, che c'è questa. Un'altra cosa che possiamo fare, vabbè, ve lo farò vedere nella prossima puntata perché questa sta veramente durando troppo. Sì, decisamente durando troppo. Qui funziona tutto perfettamente. Beh, spero vi sia stato utile, ragazzi. Questa è la nuova Thermal Expansion. Fate molta attenzione perché è difficile da usare. Poi vi spiegherò molto bene come usare questi tubi. Come potete vedere, qui è separato. Questo qui può avere una funzione diversa da quella che ha ora. Un saluto a tutti, ragazzi. Mi raccomando, mettete mi piace, commentate. Ciao a tutti. Ciao, ciao.